sempre con te, Sandrino. Sei tutti noi. Chiamalo, tutto risolverà, Sandrino. Assieme a noi. Tu sei tutti noi. Siamo qui. Siamo qui. Siamo qui per te. Siamo qui per te, Sandrino. Evviva Sandrino. Risolverà. Risolverà ogni mistero che c'è qua giù in città. Evviva Sandrino. Bolle in città. Come va la giornata? Non molto bene. Purtroppo ho quasi finito tutta la benzina. Non va bene per una pompa di benzina rimanere senza benzina, vero? Non preoccupatevi. L'autocisterna dovrebbe essere qui a minuti con il carico di benzina. E infatti è arrivata. Scusa il ritardo, Barba. A Sgobbonia c'è molto traffico questa mattina. Sono felice di vederti, Barley. La mia cisterna ormai è quasi vuota. Allora sarà meglio riempirla. Buongiorno, signori. Ora informazione. Ho una consegna per, via Coda Ricciolo 123. È la casa di Maialino No e Maialino Sì. La conosco bene. Scusi, cosa deve consegnare? Una cisterna di sapone da bagno che fa le bolle. Una cisterna piena. Chissà che cosa vogliono fare con tutto quel sapone da bagno. Hanno detto che vogliono fare la più grande bolla di sapone di tutta Sgobbonia. Bello! Sembra divertente. Grazie per l'aiuto. Arrivederci, signore. Salve. La cisterna è piena. Una bella firma qui e siamo a posto. È meglio se ci sbrighiamo. Zico Zago ci aspetta. Buongiorno, posso avere il pieno, per favore? Subito, signor Ciccio Pasticcio. Siamo arrivati! Ciao, ragazzi! È una bella giornata per una gita! Oh. Forte! Quella macchina faceva le bolle! Non so, qualcosa mi dice che adesso dobbiamo seguire queste bolle! Ma certo, andiamo! Non ho mai visto niente di simile prima d'ora. Già, ed è molto divertente. E fanno anche gli spruzzi. Per mille bolle. Cosa succede, signor Ciccio Pasticcio? Già, che cosa sono queste bolle? Non ne ho idea, ragazzi. Adesso la mia auto non parte. Forse ha finito la benzina. Ma no, è impossibile. Ho appena fatto il pieno al distributore. Bene, a questo punto si direbbe che abbiamo un nuovo mistero da risolvere. Il notiziario volante di Sgobbonia. Qui è il vostro Cirillo. La notizia di oggi riguarda moltissime macchine che fanno le bolle e che sono rimaste in panne a Sgobbonia. Che cosa ci puoi dire a riguardo, Sandrino? Beh, ho visto che cosa è successo alla macchina del signor Ciccio Pasticcio. Però non so il motivo. Ma non preoccupatevi, il sottoscritto risolverà il mistero delle bolle di sapone di Sgobbonia. Con il loro aiuto, certo. Siete tutti pronti? Allora si comincia! Chi, che, cosa, dove, come, quando? Cantate con me! Chi, che, cosa, dove, come, quando? Tutti insieme! Dove, come, quando? Chi lo scoprirà? Dove, come, quando? Tutti uniti! Dove, come, quando? Qual è la verità? Dove, come, quando? Tutti insieme! Che cosa? Dove, come, quando? Investigatori al lavoro! Per ora è tutto, amici. Sandrino e la sua squadra cercheranno di risolvere il mistero delle bolle di Sgobbonia. Vi terremo aggiornati! Allora, da dove vuoi cominciare? Vediamo, dobbiamo cercare qualche indizio. Tu cosa ne dici, Sally? Sally? Scusa, fratellone, io adoro
un'enorme bolla di sapone. Ci sono, è chiaro. Sono stati i maialini. Dici davvero? Non ricordi? Il camionista ci ha detto che doveva fare una consegna a casa loro. Forse i maialini conoscono la ragione di tutte queste bolle. Ma certo! Hai ragione! Allora andiamo, su, forza! Chiamerò il benzinaio e farò arrivare un carro attrezzi. Oh! Lo sapete, ragazzi, c'è un mistero da risolvere. Ah sì? Risolviamolo. Ci hanno appena consegnato il sapone per le bolle per la piscina e... Che bello! Trasformerete la vostra piscina in una gigantesca bolla di sapone! Stavamo per farlo, ma siete arrivati! Siamo pieni di bolle! Anche io ho un mistero! Venite, vi faccio vedere! Questa mattina presto, la mia cisterna era piena di sapone per le bolle. L'asticella era lì, adesso è qui! La cisterna è vuota! Che fine ha fatto tutto quel sapone? Strano! Allora, qual è il vostro mistero? Il nostro! Le macchine stanno riempiendo di bolle tutte sgobbane! La faccenda è complicata! Siamo qui per un importante aggiornamento sul mistero delle bolle. Che cosa avete scoperto, Sandrino? Ecco, vedi! Ora abbiamo due misteri da risolvere. Le macchine che stanno riempiendo di bolle tutta la nostra città e poi quasi tutto il sapone che era nel camion cisterna non si trova più. Possiamo dire di avere il doppio mistero delle bolle. Hai ragione, Sally. Io credo che il sapone che non si trova più sia finito nel serbatoio delle auto. Però non sappiamo ancora come. Vediamo, lei si è fermato lungo la strada. Solamente da Barba. Aspettate un attimo. Ciccio Pasticcio ha detto di aver fatto il pieno prima di rimanere a piedi, esatto? Esatto, quando ha iniziato a fare le bolle. Forse la pompa di benzina di Barba è la causa dell'invasione di bolle a sgobbonia. Dobbiamo tornare al distributore di Barba. Forse troveremo qualche indizio. Oggi guido io! Non se arrivo prima io alla macchina! Aspetta! Non è giusto! Si direbbe che Sandrino e la sua squadra stiano per risolvere il mistero delle bolle. Restate con noi, amici! Risolvere questo mistero in fretta, Sally. Le bolle di sapone stanno paralizzando Sgobbonia. Salve, Barba. Il suo telefono sta suonando. Sì, lo so. Suona ininterrottamente da quando tutta questa faccenda delle bolle è iniziata. Ragazzi, che cosa ci fa qui quella cisterna di benzina? Oh, non trasporta benzina. Quella è la cisterna del sapone. Questa è quella con la benzina! Ben ritrovati, amici! Potreste aiutarmi a risolvere un mistero? Come un altro? Certo, ci dica! Non so spiegarmelo, ma ho ancora la mia cisterna piena di benzina! Davvero? Ma non ha riempito le cisterne di Barba questa mattina? Pensavo di averlo fatto! Bene, questa faccenda diventa sempre più strana! Forse è molto meno strana di quanto sembri! Dove avete parcheggiato prima quando siete arrivati? Lì! Di fianco al tubo per riempire la cisterna del distributore. Che cosa abbiamo scoperto fino ad ora? La cisterna di benzina dovrebbe essere vuota e non lo è. E la cisterna di sapone dovrebbe essere piena e non lo è. I due camion sono praticamente identici, grandi e rossi. E poi erano parcheggiati uno di fianco all'altro. Allora, Sandrino, hai risolto il mistero delle bolle di sapone? Sì, Cirillo, ecco che cosa penso sia successo. Barley ha pensato che il camion rosso di Slim fosse il proprio camion e ha riempito la cisterna del distributore con il sapone per fare le bolle al posto della benzina. E dopo che Barley è partito, Barba ha messo il sapone per le bolle nelle auto dei suoi clienti. Ecco perché la sua cisterna è ancora piena, Barley. E invece, nella mia cisterna non è rimasto quasi niente. Esatto. Se fosse davvero così, temo che sarebbe un guaio. Potrebbe aver ragione Sandrino. Come facciamo a esserne sicuri? C'è soltanto un modo per scoprirlo. Signor Barba, può dare un'occhiata alla cisterna? Oh!
Sandrino ha ragione, mistero risolto! Il mistero è svelato grazie al genio di Sandrino e di tutti noi! Evviva Sandrino! Di certo non avrei risolto questo mistero senza la mia squadra! Per ora è tutto, cari amici! Il grande mistero delle bolle di sapone è stato risolto da Sandrino e la sua squadra! Qui è il vostro Cirillo, questo è il notiziario volante di Sgobbonia. Ciao a tutti! Beh, siamo stati bravi! Come faremo a fare le bolle? Sì, le bolle più grandi di tutta Sgobbonia! Ci penso io! È rimasto ancora un po' di sapone nella mia cisterna. Forse non basta per le bolle più grandi della città, però... Direi che ce n'è abbastanza per divertirsi! Molto bene! Desidero ringraziare ognuno di voi per tutto l'aiuto che mi ha dato, specialmente Sandrino e la sua squadra che risolvono tutti i misteri. Grazie a te, Barba. Io voglio ringraziare Maialino sì e Maialino no. Questa festa con le bolle di sapone è un'idea bellissima. Lo sapevo, l'ho avuta io. Non è vero, invece l'ho avuta io. No, non l'hai avuta tu. Invece sì. Non è possibile che abbiate avuto la stessa idea insieme? Sì, è vero. Peccato che le nostre bolle di sapone non siano le più grandi di Sgobbonia. Non preoccupatevi, vi porterò il resto del sapone per le bolle domani mattina presto. Evviva, non vedo l'ora. Io le farò per primo. No, sarò io il primo. No, no, io. No, sarò io. 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 Io.